Oggi è il 12 di luglio, iniziamo la nostra avventura verso il sud del Gobi. Abbiamo appena lasciato la capitale, Ulaanbaatar, e siamo già in piena steppa mongola, in compagnia del nostro autista Jupiter. Ci dirigiamo verso la montagna sacra. Allora, finalmente proviamo un picnic mongolo. Patate bollite con carne di mucca, una specie di raviolo mongolo che si chiama dump. Ulaanbaatar è appena 50 km. Come abbiamo lasciato la città con il suo traffico caotico, ci siamo ritrovati nel nulla, nel vuoto assoluto delle steppe, delle immense praterie della Mongolia. Si sente solo un eco lontano, forse sono gli zoccoli delle orde di Genghis Khan. Ma uno era fuori, eh? Il pane, uno di questi era fuori. Voilà, e questo era fuori qua. Così. Outside very difficult. So many roads. How go? This is problem. Finalmente siamo ai piedi della montagna sacra Zorgo Khairkhan. Come sempre accade per questi fenomeni spirituali e filosofici, spesso la montagna manifesta un'attrazione particolare per consacrare questo luogo attraverso le sue forme e manifestazioni naturali. Ecco, finalmente siamo di fronte alla montagna sacra e si può constatare che è un enorme blocco granitico impressionante con la sua maestosità. Ai suoi piedi una forma circolare con un tumulo di pietre votive.
La sua maestosa forma piramidale e questi massi arrotondati a forma cubica hanno esaltato la sua forza attrattiva verso un'interpretazione magica e spirituale. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.